Mentre l'acqua del tè si scalda, io mi scelgo il tè e mi prendo quello al finocchio. Questo qua, del discount ovviamente. E per dirvi cosa, i pronomi relativi. In italiano i pronomi relativi sono il quale, la quale, i quali, le quali, in cui e poi c'è anche di cui. Il problema è che in francese sono due quelli principali, il quale, la quale, i quali, le quali, e cioè che e chi. Non è che chi perché significa chi nelle domande si riferisce alle persone, manco per niente. Chi è quando si riferisce al soggetto della frase, tipo la penna che sta sul tavolo, il che si riferisce alla penna, infatti è seguito da un verbo. Lo stilo qui se trouve sur la table. Mentre il che si riferisce al complemento oggetto, quindi quando dopo di lui non c'è un verbo ma un altro soggetto. La penna che io ti ho regalato, le stylo que je t'ai donné. Quindi fate solo soltanto questa differenza. Il che è seguito da un altro soggetto, il chi è seguito da un verbo. Non vi scordate mai questo. Non importa animali, cose, persone. No, a chi si riferisce non vuol dire niente. Pensate solo a quello che c'è dopo il pronome relativo. Poi abbiamo in cui si dice u, che nelle domande significa dove. Infatti, per esempio, il ristorante in cui ho mangiato ieri è molto caro. Le restaurant où j'ai mangé hier est très cher. Quindi u significa dove, in cui, ma anche in cui in senso temporale, tipo ti ricordi quel giorno in cui siamo andate a Roma? Tu te rappelles le jour où nous sommes allés a Rome? Quindi in cui si riferisce sia a un luogo che a un tempo. L'acqua sta quasi per bollire, anzi sta bollendo, aspetta, metto, lo spengo e metto direttamente nel bicchiere. L'ultimo è il don't. Don't non è don't quello inglese che vuol dire non. Il don't è scritto tutto attaccato, D-O-N-T, e significa di cui. Di cui, per esempio, ah, ma io sto mettendo zucchero insieme al miele. Vabbè, mi verrà la glicemia 2000. Ti ricordi la ragazza di cui ti ho parlato? Tu te rappelles? La fille dont je t'ai parlé. Quindi dont in questo caso vuol dire di cui, cioè della quale, del quale, dei quali, delle quali. Va bene? Vi mando lo schema perché almeno è più semplice.